suo quartiere, poi posso dirla sinceramente come la penso, questo non è un bel quartiere, anche se c'è una parrocchia praticamente quasi vuota, c'è molta gioventù e qui c'è stato, c'è a tutt'oggi un luogo di spaccio. E questo a me è dispiaciuto molto, e qui parlerò forse di una notizia, di un fatto di cronaca. La vecchia giunta comunale aveva proposto di fare un campo di skateball. Bene, dalle persone del luogo è stato bocciato. Allora, il nostro messaggio vuole essere un messaggio sì alla vita, no alla droga. Proprio oggi, in questo giorno, anche, e proprio guarda bene in questo dove sono stati uccisi i nostri figli. Quindi vogliamo sensibilizzare e dire il nostro grido, cerchiamo di non essere omertosi, riconosciamo che questa città ha bisogno di persone che si diano da fare. A Pisa, quando morirono 10 anni fa 2 ragazzi, ci fu un comitato cittadino, la droga scomparve completamente. Qui a Terni non c'è più niente, si parla, un fatto di cronaca fine a se stesso e lì finisce. È certo che su queste iniziative bisogna sempre partire per me dal basso, laddove ho trovato la sensibilità di queste meravigliose persone che sono tutti sportivi e della scuola del liceo classico dove io vengo, sensibilizzando il professor Fausto Dominici a far incontrare e far venire i ragazzi. È un dire sì ragazzi, uniamoci, perché la solitudine è terribile, la solitudine uccide, l'unione invece fa la forza per un fine comune, al fine di canalizzare l'energia dei giovani nell'unità o verso la vita che è lo sport, è lo studio, è un cercare di andare avanti sensibilizzandosi vicendevolmente, ma non tra noi vecchi, tra di loro giovani. Questo era il messaggio e io lo grido con forza perché da quando sono morti i nostri ragazzi, che cosa è successo? Altri morti. Niente, non è successo niente. Se poi avremo le possibilità che qualche sponsor, e io qui mi appello alla Ternana Calcio, magari ci darà la possibilità di creare un qualcosa di concreto e di reale, che per me potrebbe essere un'associazione fatta con persone ex in pensione, ex forze dell'ordine in pensione, per girare per i quartieri, ben venga, oltre che sensibilizzare per le scuole. Quindi in un momento come questo, dove c'è sempre più isolamento, lo vediamo anche col Covid, e divisione anche tra le famiglie stesse, lo vediamo anche col Covid, sempre peggio stiamo andando, è bene far sentire una voce all'unisono, ma è bene che questa voce parta dai giovani sensibili. Sì, io invece dico che non vorrei vedere nessuna famiglia una disgrazia come questa, perché è terribile. È la peggio cosa che può capitare in una famiglia. I nostri ragazzi erano molto attivi, molto allegri, con un cassetto pieno di sogni. Venire pesato in una sera perché qualcuno lo trascina a dare qualcosa che loro non sapevano a che cosa andavano incontro. Io le vorrei dire al giovane oggi, per favore, di collaborare con un amico, con un compagno, di dire no al male, perché è una sofferenza incredibile, non si supera. Noi ringraziando a Dio perché ci ha dato il dono della fede e la preghiera ci dà sollievo, però è un dolore, un cuore pesato che metà è cuore in cielo e metà cuore in terra, molto sofferente. È una sofferenza che ce la portiamo fino all'eternità, perché non passa. E non vorrei vedere nessuna famiglia una disgrazia come questa. E vorrei che i giovani collaborassero, si fidassero di più dei genitori, di dire le cose che fanno, di fidarsi più dei genitori che delle persone strane. E di collaborare con gli amici, con i compagni, di dire no, la droga uccide. Uccidiamo la droga, non la vita. Questo mi sento di dire. Grazie.